Ok, tra un minuto iniziamo. Io per ora ho 5 partecipanti, li sto un attimo contattando e poi iniziamo il gioco, ok?
His name is John C. No, no, eccomi qua, scusate, mi stavo scrivendo ai partecipanti che ora li ho presi tutti e cinque, ho mandato un po' di istruzioni a tutti, che i primi cinque partecipanti... Dov'è Google? Ciao! Allora, i primi cinque partecipanti li ho presi dal nostro gruppo ufficiale che si chiama Animal Crossing NH Revolution Italia e... E niente, scusatemi, ogni tanto mi interromperò perché starò scrivendo ai ragazzi che ho contattato tramite Facebook. Ok, io intanto tolgo questa schermata di attesa e possiamo iniziare. Guardate. Bella raga. Bella raga. Questo è il link del gruppo Facebook dove facciamo i giochini e tutto il resto. Allora. Non so se... Okay. Scrivendo un attimo i partecipanti. Mi sto mettendo un attimo d'accordo con il primo partecipante, la prima partecipante che verrà a giocare. Ok, bene. Magari così è meglio. Ok, penso che così vada bene. Allora, io inizio ad andare ad aprire il gate. Però questa volta vi metto un attimo, visto che è pubblicizzata la live sul gruppo, metto un attimo un'immagine per non far vedere il pin, perché così lo mando solo... a chi deve venire. Ok, comunicazione online. Ok, tra l'altro la prima partecipante ora viene anche su Twitch, ci stavamo scrivendo per questo, così che... ma quando finisce il primo deve di nuovo... dipende, perché per adesso nessuno sa come sono disposte. Uè, Emanuele! Per adesso nessuno sa come sono disposte le trappole, quindi quelle là che verranno, ahimè, scoperte, perché il partecipante vorrà dire che avrà perso, verranno sostituite. Ecco, è arrivato Emanuele, per forza c'è questo. Ce la faccio veramente. Ok, perfetto, perfetto. Allora, lei è la prima partecipante. Ora ti mando il dodo, però te lo mando su Facebook questo. Leggi giusto la chat un minuto perché non posso scriverlo qui, perché magari stasera ci seguirà un po' di gente per vedere il gioco e quindi va a finire che si imbucano. È meglio di no. Ah, vabbè, Berlino Russo. Ah, non vi spaventate se ogni tanto Black Anubis, che sarebbe il nostro buon Emanuele, che anche lui fa le live però sul gruppo Facebook, ogni tanto metterà l'inno russo così a caso, quindi e questo succederà. Allora, ora ti mando il dodo in privato.
E mando il dodo quindi alla prima partecipante e iniziamo. Nani? Ok. è colpa mia perché ecco qua. Buco canta. Allora io abbasso un attimo la musica perché oddio. No, veramente, ragazzi. È sempre, veramente sempre un piacere. Ah, ora non sei. Eh sì, è stata Greti, infatti. Ok, ragazzi, sta arrivando la prima partecipante. E adesso testeremo questo giochino. Intanto vi spiego le regole. Allora, arriveremo praticamente. Questa sera se arriva in esatto. Io non lo so il russo, se no canterei volentieri. Ok, sta arrivando il primo partecipante. Speriamo che la live non laghi, non dovrebbe laggare. Io intanto tolgo il wifi dal telefono, sperando, poi lo riattivo quando dovrò contattare gli altri. Ho già mandato messaggi a tutti i partecipanti dicendo ti scrivo quando finiscono primo, secondo e terzo, eccetera, eccetera. Per ora dal gruppo ne abbiamo 5, però io ho preparato altri due set di premi, se volete. E quindi volendo possiamo anche vedere se qualcuno dalla chat di Twitch vuole provare a partecipare più tardi, altrimenti me li conservo per la prossima volta. Perché ne ho chiamati 5 apposta. Tra l'altro, diciamo che questa volta lo proviamo il gioco. Ho preparato dei premi belli carini, diciamo non cose che vi fanno diventare straricchi, tipo 10 milioni di ste. Basta! Basta! Oddio! Ecco, arriva con l'inno russo. Devo abbassare per forza. Grazie mille. Voglio anch'io. Sparacoriandoli rosa, ce l'ho verde al momento. Magari riuscirai a vincere una delle flash razzie che facciamo sul gruppo e quindi riesci a prenderle. Io non ce l'ho l'isola delle razzie, se no mi univo anch'io. Ok, ciao. Ora ti accompagno al luogo del gioco e ho creato dei mostri. Seguimi, seguimi. Ok, è un pochino lunga la strada perché l'ho fatto nell'ex frutteto che ora ho dismesso, quindi sarà giusto un pochino lungo da raggiungere, però io vi faccio da guida tanto. Poi io sto preparando l'isola per fare dei giochi dei sogni dove si vincono quei 40 pacchetti visitando il sogno, eccetera, eccetera, a tema carnevale, perciò diciamo che ho fatto un sacco di cose. Il mio bellissimo moderatore che spamma le cose per farmi avere i followers. Non ce la faccio veramente. Allora, prima di entrare, io mi metto qui così non entri. Allora, prima di entrare, questo sarà il gioco, ora te lo spiego. Vedi che qui ci saranno delle strisce dove ci sono sotto una, due trappole, non si sa quante. Ne ho fatte 5 in tutto di strisce. E se ne superi una, vinci un premio. Se ne superi due, vinci due premi. E questi premi te li porti a casa, proprio assicurati, finché non cadi nella trappola. Ahimè, il gioco finisce lì. E quindi magari tornerai la prossima volta per ritentare la fortuna. Io ho preparato questi pacchettini, ora si vedono live. Per esempio, ecco, questo è il premio per aver superato la prima, questo è per la seconda striscia, la terza, la quarta, la quinta. Quindi, se... Allora, so che la live è un po' in ritardo. Appena hai sentito tutte le regole, allora possiamo iniziare. Io ti seguirò e ti darò un premietto alla volta con il percorso al sicuro che sta qua giù. E tu percorrerai appunto quest'altro pezzo. Quindi inizia quando vuoi. Allora, vediamo ragazzi. Primo ostacolo. Ce la farà? C'abbiamo anche la musichetta di gioco. Aspettate, alzo un po' qua. Vediamo, vediamo. È un pochino in ritardo la live, perciò.
È la mia prima volta, non so che tipo di trappole. No, è la trappola, ci cadi dentro semplicemente. Ok, la prima l'hai superata, perfetto. E ora ti lascio il premietto. Primo premio per te. Tutto tuo. Complimenti. Vediamo se riuscirai a superare quest'altra parte. No, già la prima, che peccato. Devi premere A per uscire. Premi A, sa sbafo. No, che peccato! E vabbè, mi sa che finisce qua. Mannaggia! Mi dispiace un sacco. Vabbè, almeno ti sei portato a casa il primo premio. Il premio, diciamo, l'inizio. Il premio dell'inizio. E niente, magari la prossima volta. Che peccato! Ora, ovviamente, quella trappola la sposterò da lì, non starà sempre lì. Tra l'altro, questo giochino per la prima volta l'ho provato all'Anakin's, che ha l'account sulla mia console. Ok, ciao ciao, alla prossima, ti accompagno all'uscita. Aspetta, era... Ok. Vieni, vieni. Ci prendiamo una scorciatoia, aspetta, vieni di qua. Ah no, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Mannaggia. Sì, anche lui ha perso la seconda, proprio subito, subito. Ah, oh, mamma mia. Ovviamente ora la sposto da lì, eh. Cioè, non fate i furbetti che voi che state guardando, che magari dovete venire come prossimi. Ti aspetto lo stesso. Cosa? Ah, il fatto dell'inno. Aspetta, Lallo, mannaggia. Ah, c'è anche Sciuscia oggi, eh. Ho messo mattina perché la sera è triste, quindi l'ho lasciato di mattina. Ho fatto TTA stamattina alle 9. Grazie mille per aver partecipato! Aspettiamo il secondo partecipante! Allora, ragazzi, mi sto divertendo, è troppo bello. Poi, ovviamente, i premietti che non consegno li metterò per altre cose, non è che li scarto e li rincarto sempre, no. Allora, prossimo partecipante, ok. Ora sto scrivendo su Facebook, è il tuo turno. E sto mandando il dodo. Ah, un attimo solo, non venire ancora. Ok, stava seguendo la live. Non venire ancora perché devo riposizionare la trappola. Mi sono dimenticata. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma sentite l'audio sdoppiato? Cioè, del gioco, non mio. Aspettate, ho messo un po' il volume troppo basso. Ah, ok, no, perché io ogni tanto lo sentivo sdoppiato, non lo so, forse... Boh, non lo so. Allora, un attimo solo, ti do io il via per venire. Metto un attimo... Ma che mi state mandando già un sacco di gifo, mamma mia. Ma le metto un po' più grandi perché non si vedono bene. Allora, mi metto un attimo a risistemare le trappole. Voi sentirete scavare, riscavare, riscavare. Sì, sotto sono sepolte dei pezzi di argilla, quindi non è niente di che, diciamo, di sepolto. Ok, la trappola è stata piazzata. Ora piazzo un attimo l'argilla. Considerate che io potrei anche non aver cambiato niente, non è che voi escludete che io l'abbia messa proprio lì. Proprio lì dove già era prima, ovviamente, no? Quindi non, insomma, non state tranquilli. Questo vi dico. Fatemi un attimo allargare le gif. Perché mi mandate questo FBI? Non ho capito perché. Dai, top secret, top secret. Ok, raga. Basta! Ora apro, ecco qua. Oh, ho fatto. Andiamo. Tutti quanti. Allora,
Ok, è stata contenta del suo premio, l'altra ragazza? Non ve lo dico qual è il premio, se voi lo volete dire in chat, non lo so. Ok, ha detto che è stato divertente, quindi bene. Non vediamo. Allora, il prossimo partecipante so che ci sta seguendo live, quindi vieni quando vuoi. Puoi venire anche adesso, ti ho mandato il pin in chat su Facebook, e quindi raggiungimi quando vuoi. Io ti aspetto qui. Glielo scrivo pure su Facebook. Ecco, intanto lo aspetto. Vediamo se ci riesco, raga. Attenzione. No, è andato più lento, non ci sono riuscita. E vabbè. Ma Dragon Ball, perché? Non ce la faccio. Oh, mamma mia. È un peccato che non si può streamare il gioco dei sogni, perché sennò vincono tutti quanti e vincono tutti insieme, quindi non si può fare. Mi devo inventare altri giochetti. Però questo, non lo so, ho avuto questa idea, ho detto ma potrebbe piacere, e infatti qualcuno ha deciso di partecipare. Tra l'altro, sul gruppo Facebook, forse, cioè penso, che faremo una live domenica alle 11 con questo gioco, però penso che venga gente dalla chat, e infatti domani ci sarà una preparazione proprio di premi a non finire, perché chissà quanta gente parteciperà. Ha vinto lo... Vabbè, ma... cioè... Gioco delle sedie, la gara di pesca. Gioco delle sedie lo fanno sempre, l'hanno fatto sul gruppo. Gara di pesca alle creature hanno fatto sempre sul gruppo di Facebook. E magari potrei riproporlo anche qui su Twitch. Però volevo mettermi anche, devo vedere se la prossima volta riesco a fare un Discord anche con altri admin. Dai, dai, ce la possiamo fare. Vediamo questo secondo partecipante se riuscirà. Benvenuta. Seguimi pure. È shiny! Raga, è shiny! È shiny! Brilla come una principessa. Che bello comunque l'outfit che ha messo. Poi c'ha gli occhi blu, cioè azzurri chiaro. Penso siano azzurri chiaro. Ok. Ah, io tra l'altro ho ancora i capelli rosa, ma dovevo cambiarli. Mannaggia. È un po'... lagga un pochino la mia isola, perché è piena di cose di carnevale. Non vedo l'ora di fare il gioco dei sogni, guardate. Devo giusto rifornirmi da altri admin per i vostri premi, perché ho finito le cose, devo organizzare la lista di premi. Allora, se già sai le regole, puoi partire. Dimmelo o in chat su Facebook, oppure me lo scrivi su Twitch se sai tutte le regole, così non le rispiego, altrimenti le rispiego senza problemi. Dimmi pure. Ora lo scrivo anche su Facebook. Mannaggia, in camera mia non prende proprio il wifi sul telefono, ma perché? Perché? Ok, mi sta scrivendo su Facebook. Che mi dice? No, ho già sentito. Perfetto, allora si può iniziare. Prego. Io mi metto qui. Abbiamo burro birra. Abbiamo burro birra. Ce la fa, ce la fa, ce l'ha fatta. E uno. Complimenti. È un premio per te. Vediamo se ce la fa a superare la seconda fila. Ce l'ha fatta, è stata furba. Seconda fila, secondo regalo. Yes. Terza. Ce la farà. No. Ha preso la trappola. Mannaggia. Vabbè, comunque più avanti si va, più è difficile. E vabbè,
La prossima volta magari andrà meglio. Ora scrivo due premi. Vabbè. Ovviamente, poi l'ultima fila, ovviamente, ci sta un solo posto dove puoi passare. Mentre gli altri, ovviamente, sono tutti... tutte trappole. E vabbè, due premi! Fantastico! Top! Allora, adesso devo cambiare solo la terza fila. Bravi! Ci stiamo divertendo, dai! Cioè, io mi sto divertendo, è divertente pure parlare con voi. Ah, per esempio, ecco, la corsa, comunque no, gli occhi sono verdi, sono bellissimi gli occhi verdi. Comunque, la corsa sulle trappole non è consigliata, perché ovviamente ci cadi lo stesso. Io stessa sono caduta in una trappola una volta, vabbè, mentre facevo il gioco proprio, boh, e cado. Va bene, grazie mille per aver partecipato, alla prossima! Ok, terzo partecipante è un maschietto. E ora lo facciamo venire. Un attimo che faccio un momento, sistemo un attimo la trappola, se no mi dimentico di nuovo. E poi mando il dodo. Perché piangi? C'è un pollo online. Ah, no! C'è un pollo online. Lo consiglio al forno con patate. Ma perché? Mo le tolgo gli avvisi dell'online, perché ogni volta prendete in giro. Oh, mamma mia. Vi ricordo, ragazzi, a proposito, se qualcuno che segue la live vuole partecipare, può scrivermi, se sta nel gruppo Facebook, mi può scrivere su Facebook e io me lo metto in lista, così la prossima volta che facciamo il gioco saranno i prossimi. Oppure, se non state nel gruppo Facebook, mi potete scrivere nei whisper di Twitch. Oppure, entro in quello delle... Ah, sì, va benissimo, va benissimo. Dice il partecipante che entra con il personaggio della sua ragazza, quindi va benissimo. Io intanto piazzo la trappola e poi vediamo. Allora, fatemi mettere un attimo qua, se non spiate. Intanto vi ho condiviso lo schema della trappola e lo troverete prima o poi durante la vostra avventura su Animal Crossing. Ah, io tra l'altro mi ero scritta un bigliettino su dove avevo posizionato le trappole, ma quella me la sono dimenticata. Ah, no, ok. Ok, ha preso questa e io la sostituisco oppure la rimetto lì, chissà. Ok, ho deciso dove piazzarla, ora la piazzo. Se contate anche quante volte scavo, però tolgo pure l'audio. No, vabbè, dai, non siamo arrivati fino a questi livelli, dai. Dove volevo metterla? Qui. Sì. No, tra l'altro ho messo anche la musica sul gioco, però è meglio la musica che mi mettete voi durante il gioco, tipo appunto Bubblegum. Queste GIF di Sino, voglio, questa è un po' inquietante, questa GIF, eh. Allora... io la piazzo qui. Bello, questo è il clacson che sta sul tagadà quando vai in estate a fare cose. Vai tipo al mare. Oddio, che sarebbero i whisper sono i messaggi privati. Si chiamano whisper. Oppure mi scrivete come sempre sull'account Instagram che io ho collegato al mio Animal Crossing, che è quello lì che... cioè, è l'account Instagram di Animal Crossing, è dedicato ad Animal Crossing. Quindi non è che per fare follower sul mio account mi faccio contattare, no. È dedicato proprio ad Animal Crossing, dove tipo posto le foto dell'isola, cose, eccetera, eccetera. E lo uso anche per le live, così che qualcuno può venire a prenotarsi o fare dei giochini, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi nel caso scrivetemi lì se volete partecipare. Ovviamente ricordatevi che dovete avere un abbonamento online, se no non potete giocare, non potete proprio partire per la mia isola. E questo lo dico a quelli che ci stanno seguendo che non sono del gruppo. Se siete del gruppo scrivetemi in chat privata su Facebook, ma non spammate, please.
Ma perché sto andando dal dodo? Non lo so. Ok, ci siamo. Sto scherzando. Allora, ora mando il dodo. Ok. Siamo al terzo partecipante. No. No, mi sa che ho sbagliato. Aspettate un attimo. No, sì, siamo a posto, siamo a posto. Ma sbaglio o ne ho contati di meno? Forse ne manca un altro dal gruppo. Vabbè, dopo nel caso riapro il posto oppure ne faccio un altro, non lo so. Vedo un attimo chi vuole scrivere, non lo so, chi vuole venire. Perché penso di... Uno, due, forse mi sono dimenticata di contattarne uno, un attimo. Sono un po' distratta. Terzo, va bene. Infatti ho sbagliato a scrivergli. Non era ecco, l'ho scritto Luca per... Il bello è che io dicevo, no? Questo ho contattato due volte. Però io comunque gli ho scritto terzo e poi dopo quarto. Quindi mi serve un altro partecipante dopo. Mannaggia, che sbadata che sono. Vabbè. Dopo riapro un attimo il post e vedo chi far entrare. Il primo che commenta entra così senza problemi. Se no, se qualcuno del gruppo Facebook ci sta seguendo adesso, mi scrive in privato, io vi leggo e faccio partecipare il primo che mi scrive, insomma, il primo che mi arriva il messaggio. Gli altri che se mi scrivono, sì, tu sei il quinto, lo so, però sono io che ho numerato due volte la stessa persona. Perché sono una distrattona, quindi tu in realtà sei il quarto, cioè verrai dopo. Sto parlando con uno che mi ha scritto su, con diciamo il quinto tra virgolette partecipanti, che in realtà è il quarto, che mi ha appena scritto su Facebook. Raga, veramente, ma sto male qua, ma che è? Vabbè, possiamo andare, vediamo questo partecipante se riuscirà ad arrivare alla fine, se qualcuno mai riuscirà ad arrivare alla fine. E in effetti magari una possibilità su 5 è un po' grave come cosa. Eccoci qua. Seguimi, prego. In effetti potevo farlo in un posto un po' più vicino, però non c'è spazio. Cioè, c'è stava lo spazio là sul frutteto, perché era proprio fatto come un rettangolo bello preciso. E quindi l'ho dovuto per forza organizzare là il gioco. Però in buonasera. Effetti. Buonasera. Però in effetti era più. Ma si è bloccato. Si è bloccato l'audio. Non ho sentito. Vabbè, boh. No, non si è bloccato. Scritta con la. Era l'audio di Star Wars. Ma si è bloccato. Allora. Dovrebbe è sapere shiny. Tutte le istruzioni. E quindi io farei cominciare e basta. Prego, prego. Questo è il calcio d'inizio. Vediamo un po'. Oh, è uno. E quindi primo premio per te. Yuhu! Vediamo se il secondo riesce a superarlo. Vediamo. Dove va? Oh, c'è riuscito, oddio. Anche il secondo è andato. Fantastico. Pacchetto rosa per te. Vediamo il terzo. Ah, io lo so dove stanno posizionate. Io lo so, me lo sono scritto. No! Proprio lì, mannaggia! Vabbè, anche non riuscite a superare questo livello. Wow! Che peccato, bravissimo lo stesso. Complimenti, due premi sono bei premi. E vabbè, niente, quindi se ci vuoi scrivere qualcosa sul gioco, se no niente. Vabbè, la terza non l'hai superata purtroppo, quindi magari la prossima volta andrà meglio. E magari tieniti pronto a scrivere sul gruppo quando faremo la live con questo giochino, perché io quelli là che hanno partecipato oggi non è che li conto, perché comunque era un po' una prova. I premi che volevo organizzare erano un pochino più elevati, diciamo, però ho bisogno di consultarmi con gli altri admin. Quindi niente, anche per questo concorrente finisce qui. Ora aspettiamo il quarto, che in realtà sa di essere il quinto.
Torna pure indietro, ripassando, che ne so, da qua, boh, non lo so. Ok, bene, vieni, vieni. Ok, anche con questo abbiamo finito. Ci passiamo sempre per la scorciatoia. Ok, allora, l'ultimo si prepari perché so che ci sta seguendo, quindi si prepari perché è il suo turno. Alice, spostati. Ok. Grazie mille per aver partecipato. Seccatissimo, mamma mia, Greti, bravissima. Ah, amoro. Allora, fatemi andare un attimo a rimettere. Fatemi andare a rimettere la trappolella. Ok, se ne sta andando adesso. Io poi mi fido della gente che va, che viene. Tanto non è che, cioè, al massimo che fanno? Mi prendono la frutta, mi strappano i fiori, non fa niente, Buonasera. ricresce. Buonasera. Ma mi sa che c'è questo a me esce. E là, Dark Ink! Dark Ink, penso che sei entrato adesso nella live. Potato. Potato Sausage! Penso che sei entrato adesso nella live. Stiamo facendo il gioco delle trappole. Praticamente consiste nel dover superare queste strisce dove ci sono sepolte delle trappole, chissà dove. Altre invece, in altri buchi ovviamente non ci sono le trappole. Se vuoi partecipare, io dopo i 5 partecipanti che prendo dal gruppo, ho anche posto per altri due partecipanti da Twitch che magari non sono sul nostro gruppo. Vi consiglio di iscrivervi perché facciamo tanti giochini carini su Facebook, se avete Facebook e se avete più di 14 anni. Altrimenti posso anche, cioè ho preparato altri due premi, due set di premi per... Ti lagga la live? Ah, veramente? Vabbè, non penso sia la mia connessione, io la vedo abbastanza bene. Comunque, se dopo vuoi partecipare, dimmelo se c'è in online. Questo è il link del gruppo Facebook. Grazie mille al mod che ce lo spamma sempre. Fatemi rimettere un attimo a posto la trappola. Oscuro di nuovo. Allora, terza riga era qui, l'ho messa qui. Vediamo dove posso piazzarlo. Su Discord, cioè io Discord ancora non l'ho acceso. Io scommetto che è stato Black Anubis. No, è Greti. Ah, non ce la faccio. Va bene, io ho sotterrato la trappola, nessuno è riuscito a superare il terzo livello fino adesso. Ai ai ai! Ai ai ai! Nessuno ancora! Va bene, sto tornando all'ingresso, fatemi togliere questo. Brava io, brava. Ok, ecco qua. Sto tornando all'ingresso. Allora, per adesso non ci siamo ancora organizzati con Discord, cioè io non mi sono organizzata perché non so se la connessione regge. Ragazzi, ditemi anche voi se lagga la live, perché io, cioè, dalle mie statistiche non dovrebbe laggare. Ditemi se è un problema solo suo oppure se sono proprio io che sto laggando. Ok, a te no, quindi va bene, è un fatto di connessione. Ok, va bene, va bene. Ok, sto mandando il dodo a un altro del gruppo. Ok, il partecipante di prima ci dice non mi fa scrivere nella chat della live, quindi vabbè, insomma, lo salutiamo.
Non mi scrivo di nulla, non ti preoccupare. E grazie per aver partecipato. Ok, mandiamo il messaggio al quarto, che in realtà sa di essere il quinto, ma sono io che ho fatto un errore. E gli sto mandando la foto del dodo. Va bene, attendiamo con ansia. C'è Lallo che cammina con una borsetta. Ciao Lallo. Con ragazzi del gruppo che non riesce a scrivere la chat della live, complimenti per i premi. Sì. Che poi io non li voglio dire i premi, perché uno me l'ha scritto e ha detto: oddio, ho trovato questo, grazie. Eccolo. Ok, anche lui mi dice che da lui non lagga tutto ok. Sta arrivando Suino da Porcilend. Ragazzi, che bello! Non c'è scritto sexy, mannaggia! C'è scritto Senexy, non sexy. Ciao. Non c'è scritto sexy! È l'isola di mio cugino, bravo, mio cugino è fissato con i maiali, non lo so perché, probabilmente anche lui, anche Suino è fissato con i maiali. Comunque, niente, per le prossime volte io vorrei organizzarmi con gli admin del gruppo per parlare su Discord, solo che devo vedere se funziona, se va la connessione, perché sennò dico, stanno arrivando gli admin, no, non è vero, sta laggando la live, quindi se ne vanno, e quindi non è cosa, diciamo. Va bene, è arrivato il quarto, poi scriverò di nuovo sul gruppo per far arrivare il quinto, perché non mi hanno ancora mandato messaggi privati, quindi nessun altro sta seguendo la live, credo, o nessuno che vuole partecipare. Eccolo qua, è tornato Dark Ink. Hola! E giustamente tutto rosa, dall'isola dei porcellini. E poi c'è un casino pazzesco su quest'isola. Ragazzi, dovete metterla. È bello il carnevale, sì. Ragazzi, dovete mettermela più spessa questa del cinepanettone, perché a me piace. Allora, sa già le regole, quindi inizia quando vuoi, prego. Prego. E uno. Complimenti. Premio tuo. E uno. Vediamo la seconda la passa, non ci credo. E due. Guarda che si sgranchisce, no vabbè, perfetto, perfetto, perfetto. Yes. Vediamo se qua ce la fa. Ce la fa, ce la fa. Oh, ragazzi! Ha superato il terzo. Mamma mia, ci si avvia alla fine. Oh! Sono gasatissima. Vediamo se ce la fa. Sceglie, sceglie, sceglie. Sceglie, sceglie. Vediamo. Tra queste due. No! No, non è un hacker. È caduto. Vabbè, complimenti. Tre premi. Wow! Mamma mia, che fortuna! Complimenti, cioè tre, wow, alla faccia. Ok, vieni, vieni, seguimi. Chi arriva alla fine? Arriva alla fine chi è veramente super fortunato, perché l'ultimo livello è molto complicato, ovviamente. Bravo Cato. Oh, fantastico comunque, cioè sono 5 premi in tutto, cioè vincerne 3 è tantissimo.
Sì, non vi aspettate che però con questo super premio diventate i più ricchi di Animal Crossing, eh? Cioè siamo comunque limitati qua. Sono comunque oggetti, non è che vi posso dire hai vinto un intero set, no, è un premio. Quella ci sono i giveaway e i giochi dei sogni per vincere i set, altrimenti poi tutti i giochi sono uguali e no. No! Tutti quanti sbagliano qua. Grazie mille per aver partecipato! Yes! È stato divertente e comunque ha dato anche spettacolo perché ha visto un po' così. Allora, quale scelgo? Scelgo questa? Scelgo questa? Ok, allora ragazzi, ora apro un attimo di nuovo il post su Facebook. Intanto qua la metto a ballare il personaggio. Anzi no, coriandole. Spero che qualcuno lo legga. Lo metto. Attiva i commenti e cancello questi miei messaggi perché ho scritto ok, li abbiamo tutti. Invece non è vero, ce ne mancava uno. Esatto, è quello di Gandalf. Bravo. Comunque raga, se qualcuno di voi che sta seguendo, io so che Greti non c'ha l'online. Sì, ma un sacco simpatico. Allora, perché dico un sacco simpatico? Perché mi ha scritto l'ultimo partecipante che se n'è andato, ha detto è stato divertentissimo ed è stato, lui è stato simpaticissimo tra l'altro, quindi gli sto scrivendo grazie mille, alla prossima. Sperando che qualcuno commenti sul gruppo, ricordo a chi mi sta seguendo live su Twitch e non sta nel gruppo Facebook, anche a chi sta nel gruppo Facebook. Chi sta nel gruppo Facebook andasse a commentare il post, sta nel gruppo. Chi non sta nel gruppo e mi sta seguendo su Twitch e ha un abbonamento online, può venire sulla mia isola a provare il gioco. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, sei riuscita a convincere... a prendere l'online, ottimo, quindi potrai partecipare anche tu a dei giochini se ti va. E quindi io sto aspettando sempre che scrivano, anche se penso di dover fare un altro post, ma faccio un attimo un altro post perché me ne sono dimenticato uno e questo visto che è stato fatto un'ora fa sarà passato sotto perché qua siamo quasi 3000 persone nel gruppo e quindi sarà sceso giù. Allora scrivo un attimo un altro post e intanto... Vuoi venire tu? Però tu non vinci i premi, dai! Sei admin! Prima di mezzanotte, veramente? Wow, allora forse potresti partecipare tu, volendo. Perché io ho due premi per due persone che non sono nel gruppo. Emanuele, se vuoi, inizi a venire tu intanto. Però dai... Sì che ti voglio, ho detto puoi venire, certo che puoi venire, solo che non lo so, cioè, perché essendo admin, appunto non li vuoi, perfetto, allora puoi provare benissimo, non ti preoccupare. Ok, anche Dark Ink va benissimo ragazzi, ci siamo, allora se Dark Ink è prenotato e se può anche Greti può venire dopo se riesce ad avere l'online. Intanto io adesso faccio venire Emanuele. Però prima devo resettare le trappole, quindi vado un attimo a resettare le trappole. E poi continuiamo. Che peccato che gli oggetti di... Ecco, Taglash. Non la so, quindi canticchio. Allora, ci siamo. Questo è il percorso dei VIP. Allora. Qui. Era qui che mancava la trappola. E quindi fatemi un attimo sistemare.
deciso dove piazzarla. Bravi, cinepanettone, bravi. Così si fa. Così si fa. Vabbè. Ragazzi, questo ci deve stare sempre, per forza, per forza. Come vorrei sapere il gusto? Fammela facile, ma perché, scusa? Il numero di trappole è sempre lo stesso. Non semplifico, I'm sorry. Tu la sai la strada per arrivare senza che arrivo fino al gate? Forse no. Forse devo arrivare comunque fino al gate. E vabbè, unlucky me. Va bene, riattivo la visione. Eccoci qua. E intanto scendo. Magari dovrei procurarmi la scala, però no, c'ho le tasche piene di premi. Back in the... Hello, motherfucker. Grazie che mi ha fatto scoprire questo bellissimo suono. Oh, ma io adoro queste cose, perché è bello che mi mandate i suoni, perché ci divertiamo tutti. Cosa, il regalo? Ah sì, lo so, il palloncino non l'ho preso, ma non c'ho la fionda in tasca, quindi pur volendo non posso farci niente, purtroppo. Lo devo lasciar lì volare, lo guardo da lontano. Ciao palloncino. Allora, sto mandando il messaggio del gate, però te lo mando sul gruppo WhatsApp. O magari mi trovo gli altri admin qua, non lo so, così. Admin e mod, tra l'altro. Io non mi ricordo se Emanuele è un admin o un mod, però vabbè, alla fine è la stessa identica cosa, cioè gli admin possono solo declassare i mod. Ok, controlla il gruppo e lo trovi. Io intanto riscrivo il post che ho fatto prima. Mamma mia, è finito proprio sotto. Questo non potevo non metterlo, vi giuro. Sei felice di questo sciopero? Magari teneva un'interrogazione il bambino. E poi col bambino si è laureato. È uscita la notizia un po' di tempo fa. Si è laureato tipo l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo. Allora, non riesco più a trovare il mio post, quindi ora lo devo cercare. Mi autocerco sul gruppo. Ecco qua. Edit post. Lo faccio copia e incolla. Copia. Ok. Ah, aspettate, mi ha scritto uno. Ah, no, ok, mi sa che non era bravo di questi dei messaggi. No, non mi ha scritto nessuno al gruppo Facebook. E va bene. Quindi il primo che commenta. Potrà finire su una visione. E fatemi mettere l'immagine della foto con campo minato. Ok, posta. Ma volendo, se io ho tutti questi premi, ne preparo giusto altri, perché sono abbastanza easy da craftare questi qua. Cioè, delle cose che ho messo. Ok, vieni pure. Io intanto sto guardando il telefono, quindi se a un certo punto mi fermo, non me ne volere, Emma, perché devo vedere chi commenta. Ecco, aspetta un attimo. No, ho messo un like, vediamo se si commenta. Appena commenta chiudo il post. Ah, ho sbagliato, ecco, visto? Perché sto guardando il telefono. Vado così a sbafo. Mannaggia. Vado a sbattere un po' ovunque, mi dispiace. Dai, una notifica, dai. Mm-hmm.
Ok, aspetta un attimo, se vuoi il mio commento. Allora, ripetizione delle regole. Allora, le regole sono queste: devi riuscire a superare ogni striscia, e in ogni striscia praticamente trovi, ci stanno o delle argille nascoste, quindi sono sicure e ci puoi camminare sopra, oppure ci sono le trappole. Se ci sta la trappola, si interrompe e vinci i premi di quante strisce sei riuscito a superare. E uno! Bravo Emanuele! Vediamo se la seconda ci riesce. Ci riesce? Sono un po' in ansia. Intanto sto aggiornando il telefono. Oh! Oddio, anche due! No, vabbè. La terza, io so... Ok, ragazzi, mi sto gasando. La quarta? Sì, sono queste. Cioè, vinci tanti premi quante strisce superi, semplicemente. No, vabbè. Cioè, pazzesco. Dai. Il premio finale non si vince così facilmente. No. No, non piangere. Ciao Trina. Non piangere. E vabbè. Qua ancora non mi hanno commentato sul gruppo, raga. E niente, non commentano. Ok, se sono solo loro, forse ho avuto un'idea per... Ah, è un'idea per vincere? Perché ti arrabbi? Ah, perché devi passare. Vabbè, ma puoi passare anche tornando indietro, eh. Chi è il pulcino? Il pulcino è Black Anubis. Però cambia un po' i posti, sennò quelli che arrivano dopo... Sì, lo so. Sì, in realtà sì, è vero. Cioè, devi prevedere le mie mosse. Secondo te dove li ho messi? Se li ho messi nello stesso punto della striscia di prima? Se l'ho cambiato? Se magari ho fatto il bluff e li ho lasciati lì? Dovete pensare un po' a questo, sì. Sì, ogni tanto ovviamente li cambierò i posti. Ovvio. Cioè, anzi, mentre aspetto questo messaggio di... qualcuno che vuole partecipare sul gruppo, ma mi rendo conto che si sta facendo un po' tardi, forse è per questo che la gente non... infatti, è lui. Sei andato a caso, top, bravo. Va bene, raga, io intanto cambio. Facciamo dei rapidi change. Rapidi change. Un consiglio, lavoro un pochino più su questo lavoro da fare, soprattutto sull'evento. In che senso? Non ho capito. Comunque ogni suggerimento è ben accetto. Allora, cambiamo un po' i posti. No, raga, sono caduta in una trappola. Mannaggia. Oh, non ce la faccio. Ok, mannaggia, cioè sono caduto in una trappola. L'intelligenza, l'intelligenza fatta a persona. Sto facendo casino. Cosa? Che non ho capito. Se no mi rovina il piano. Me lo puoi anche scrivere quando finiamo, eh. Ah, ma Emanuele mo è arrivato. Oddio. No, mi sono perso, era per quello. Raga, attivate la mappa comunque. Non è troppo complicata la mia isola. Cioè, un pochino, ma non troppo, dai. Almeno non ci sono montagne un po' ovunque. Scusa Emanuele, non avevo capito. Mannaggia. Vabbè, se hai qualche consiglio dimmelo dopo. Dico, devi ripensarci, pensa ora quando non ci sarò. Pensa ora non quando ci sarò. Vabbè, non lo so. Non ho capito. Allora. Ok, fatemi cambiare un po' di posti. Intanto appunto aspetto. Niente, non mi scrivono.
Non lo so perché non mi iscrivo. Vabbè, nel caso io faccio passare altri avanti. Sì, no, vedi la schermata craft trappola perché sto spostando le trappole e quindi deve star coperto lo schermo, sennò poi vedete dove le metto, no? E quindi le sto spostando un attimo. Allora, queste... Intanto mi metto a parlare, vi ho messo il craft della trappola perché diciamo è l'argomento della live. Poi farò un'immagine, magari se mi arriva questa maledetta tavoletta grafica che ho ordinato, riesco a fare la grafica del canale da sola, senza copiare, prendere cose. Ah, non hai capito come funziona? Allora, ora ti dico subito come funziona. Praticamente devi... lo scopo del gioco è riuscire a superare i 5 livelli per vincere il mega premio finale. Però ogni livello che superi comunque riesci a vincere un premio che io ho appositamente preparato. E adesso sto riposizionando le trappole perché altrimenti magari i prossimi partecipanti si ricordano di dove ho messo le altre. Praticamente devi riuscire a superare queste strisce di trappole e ogni striscia che superi si vince un premio. Questo si deve fare. Fatemi sotterrare un attimo le cose. Ma ci siamo? Sì. Quasi. Questa. Vabbè. Per giocare come si fa? Allora, non so, forse tu stai dal gruppo di Facebook. Se vuoi dal gruppo... Ah, c'è un commento qui. Intanto io chiudo i commenti sul gruppo. Se vuoi partecipare, no, vabbè, no, mi aveva scritto una che aveva già partecipato, però se vuoi venire tu, Trina, ok, l'hai visto il posto nel gruppo, perfetto. Se vuoi venire tu, ti faccio venire adesso, perché volevo giusto chiudere con la gente che deve venire dal gruppo, che erano 5 persone, solo che io ne ho contate 4 e ho chiuso. Perché? Perché sono stupida. E quindi se vuoi puoi venire tu, poi ti mando il dodo in chat privata. Contattami su Facebook, Carla Pisani, sono degli admin, c'ho una foto. Ah, ok, Mari, perfetto, perfetto, ok, Mari, perfetto. Allora Mari, contattami su Facebook e ti mando il dodo. Intanto mo sto finendo di posizionare le trappole, che mi sono accorta che due stanno negli stessi punti. O forse no? O forse le rimetto? Non lo so, vediamo. Vabbè, intanto sto spostando un po' di cose, ve l'ho detto. Ok, ho deciso. Perfetto, allora. Che io ho una mappa, me la sono scritta su un post-it. Chi è? Greti. Mi fate morire. Quasi fatto. No! Ah no, va bene, va benissimo, va benissimo. Mannaggia la miseria. Sono caduta di nuovo in una trappola. Scusatemi. No, vabbè, dai, mi sto impapinando io le trappole. Scusatemi, raga. Sotterro un attimo. E vi faccio entrare. Penso che mi hai iscritto, no? mi ero dimenticata. E infatti? Ok, perfetto, mi hai iscritto. Quindi adesso ti mando il pin e poi puoi venire sull'isola. Se la smetto di cadere nelle trappole. Ok, ho smesso di cadere nelle trappole. Ho posizionato tutto, quindi siamo pronti. Ah, e ancora. Ok, allora dopo di te viene Darkink. Così ho finito sul gruppo. E poi la prossima sul gruppo dovremmo farla proprio live con gli altri admin, live sul gruppo però, non sul mio Twitch. Perché purtroppo io non posso streamare sul gruppo perché
il mio computer non ce la fa a sostenere OBS aperto insieme al browser, quindi insieme a internet, perché serve Facebook aperto per streamare su Facebook. E quindi io le faccio qui le live, però con gli altri admin le facciamo anche sul gruppo. Probabilmente tu lo sai benissimo, Mari. Ok, adesso ti mando il pin. Ok. Perfetto, te l'ho mandato. Vieni pure quando vuoi. Ah, io pensavo che impiegasse molto meno tempo questa live. Invece siamo già ad 1:10. Vabbè che considerando 5 minuti all'inizio in cui non ho fatto nulla, pensavate che fossi morta. Però capì, per cambiare un po'. Ah, sì, non ti ho risposto perché intanto stavo facendo altro. Cioè, ho mandato un altro messaggio. Sì, ho chiuso i commenti perché alla fine su Facebook Trinacia Mari, cioè Mari, mi ha scritto qui, ha detto io sono del gruppo, infatti mi ha contattato su Facebook ed è venuta lei. Dopo aver fatto la cifra di tutti gli abitanti che fai, ma vediamo, cioè vediamo un attimo. Comunque ho notato che ho chiuso i commenti, sì, ho chiuso i commenti perché alla fine ho avuto un messaggio da Mari e quindi li ho chiusi. Se riesco a craftare altre cose, vediamo se riesco a farti partecipare di nuovo, però non penso. Perché tra l'altro si sta già facendo tardi, è quasi mezzanotte. E quindi magari la prossima volta, ve l'ho detto, controllate, la prossima volta dovrebbe essere alle 11 live sul gruppo e forse prendiamo i partecipanti tra i commenti. Quindi se riuscite a partecipare, tanto non è una cosa molto diciamo lunga da fare come le razzie che prendono 3 minuti pieni, insomma cose così, o 5 minuti pieni. E quindi questo. No, non penso che per stasera riuscirai a partecipare di nuovo, perché appunto io poi dopo aver finito questi ultimi 3 partecipanti poi chiudo. Aspetterò la prossima settimana. Grazie mille. Se vuoi ricevere le notifiche, metti follow e così ti arrivano le notifiche per quando faccio le live. Se no non fa niente, salvati solo il canale, tanto io non è che cerco followers, c'era giusto una comodità vostra, perché non voglio farlo come lavoro, non ci voglio guadagnare né niente, non mi interessano i follower, è solo carino fare le live per parlare con voi. Quindi veramente, ok, perfetto, è il follow, grazie. va bene, grazie mille. Comunque veramente, chiunque stia guardando, che non mi segue, che mi segue, chiunque, non sentitevi obbligati a mettere il follow, perché è giusto una cosa. Se non ti dico già perché altri si sono impostati. Ah, ok, perfetto. Non sentitevi obbligati ovviamente a dover seguire, eccetera, eccetera, perché veramente a me non interessa. A me interessa solo parlare con voi, partecipare, farvi partecipare a cose carine, giocare insieme. Ce l'ho scritto anche nella descrizione del canale. Veramente non c'è problema per me. E c'ho il coso là dei 50 follower, il goal dei 50 follower, perché a 50 sblocco altre funzionalità e quindi c'ho questa cosa. Non so che funzionalità siano, spero altre cose per interagire col pubblico, perciò c'ho il goal. Però veramente non sentitevi obbligati. Oh, che bello questo vestito. Che poi sono più belli quelli che fanno le persone e mettono i codici stilista piuttosto che quelli del gioco. Ok. Allora, siamo pronti? Seguimi! Ti ha regalato quella maglietta grinfia, mannaggia. Perché mi regalano queste cose? A proposito di Star Wars, domenica sul canale The Dark Side of Naples, che ve lo dico perché io sono parte di questo gruppo di Star Wars, di amanti della serie Star Wars,
sono anche cosplayer di Star Wars, sarò in live sul loro canale per giocare a un gioco di ruolo a base Star Wars. Allora, un attimo solo, se sai le regole allora possiamo iniziare, altrimenti se vuoi che te le ripeta, te le ripeto un attimo. Non so se mi stai sentendo su Twitch, se lo scrivo anche su Facebook. Ok, non le sai, perfetto. Allora, te le spiego. Ferma lì un attimo. Ecco, allora, guarda. Ci saranno queste strisce, queste righe, insomma, vabbè, queste buche messe in fila. E tra queste buche, ovviamente, ci sono delle trappole. Se tu riesci a superare la riga, quindi a non beccare la trappola, vinci un premio per ogni riga superata. Se invece cadi nella trappola, il gioco si ferma lì e puoi portarti a casa i premi che hai ricevuto. Questo è il gioco, easy easy proprio. Ok? Ovviamente ogni riga che superi ci sono premi più belli. Va bene? Inizia quando vuoi, io ti aspetto qui al primo. Non è detto, cioè, Alana Kings l'ha beccata subito quando l'ha provata lui. Ok, è una fatta. È una fatta, non sei caduta, perfetto, aspetto, basta scrivere sta cosa che sfottete. Come si chiama Cosola? Oddio. Vabbè, non mi viene in mente. Il calciatore che mostra nella Juve? Mannaggia. Sì, devi semplicemente camminare. Ah, Ronaldo, bravo. Oddio, ho superato anche la seconda! Yuhu! Vai subito via da lì, va a finire che becchi una trappola vicino. Ok, e secondo premio vinto. Qua li ho spostati tutti, eh. Quindi vediamo se è fortunata. Dai, dai. Wow, 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 ragazzi. Wow, ragazzi, wow, ragazzi. No, vabbè, fantastico. Fantastico. No, vabbè, no, no. Non fa niente, non conta, l'avevi superata. Non conta, non conta, l'avevi superata. Vai, prendi. Ce la faccio. Vai, vediamo se ci riesci qua. Quella non conta perché ci hai camminato sotto. Non fa niente. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Oh mio Dio, no, vabbè. No, vabbè, no, vabbè, fantastico. Fantastico. Io le ho spostate tutte. Ma perché cadi nella buca a fianco? Mannaggia la miseria. Vai, prendi, prendi. Marò, ragazzi, l'ultimo premio, l'ultimo premio. Vabbè, qua non ci arriva nessuno. No. Abbiamo burro birra. Brava, mamma mia. Hai vinto più premi di tutti. Fantastico. Fantastico, fantastico. Va bene, l'ultimo premio non tocca. È tantissimo. È proprio tanto, proprio assai. Veramente un sacco, veramente. Cioè, sei quella che ha vinto di più, praticamente. Vai, scendi giù di qua. È stata grande, veramente. Nessuno aveva mai vinto così. Wow, fantastico. Ok. Ora è il turno di Dark Ink. E quindi te lo mando nei Whisper. La mia idea è legale, ma illegale per i cervelli dei... Ah, tanto intelligente ti senti, eh? Tanto intelligente? Ah, aspetta, sì, ti faccio strada, scusami. Se no, subito... ma hai visto? Un secondo... Ok, sì, sì. Non ha vinto tutti i premi, purtroppo. Ne ha vinti 4 su 5. Aspetta, dove sta? Ah, eccola qua. Mi dispiace per la prima partecipante che è caduta subito. Che peccato. Ok, vieni di qua. Mi dispiace per la confusione. Ah no, Maria, allora non ingresso. No, Maria non esco. Io esco, Maria. Ok, supera il municipio. Aspetta, dove è finita? Ah! Non la trovo più.
Ah, eccola là. Qui. Ok. È stato divertente. Va bene. Complimenti. Mi regali Raimondo? No, io Raimondo non lo lascerò mai andare da quest'isola. Cioè, mai, mai, proprio. Mai nella vita. Ok. Vediamo se riesco. Sì, fantastico! Buonasera. Ci sono riuscita, raga. Oggi facciamo una cosa un po' diversa. Ma vedrai, perché mancano due persone che devono venire qui. Cioè, ci sono due posti per venire qui. Poi vediamo se possiamo continuare. Dipende se riesco a craftare i premi, perché lei mi ha svuotato le tasche. Cioè, l'ultimo, veramente. Devo vedere quanti ne riesco a fare, ovviamente. Vediamo quanta gente può venire. Magari riapro il post, ma vediamo un po'. Magari lo fisso in alto, perché sono un po' stupida che io non l'ho fissato in alto, quindi se n'è andato giù da admin, potevo farlo e non l'ho fatto. Ok, dicevo, mando il dodo a Dark Ink in privato. Se indovini la mia idea ti aiuto con il ma... non lo so qual è la tua idea, veramente, non mi pare... Vabbè, io intanto vado a riposizionare le trappole e te le cambio di nuovo tutte quante, perché deve essere la cosa più assurda del mondo, perché devo vincere io questa. Ah, oh, però sono contenta se vinci tutti i premi, sincero. Ma i mat, non ho capito che cosa sono i mat, scusate la mia ignoranza. Cos'è i mat? Che cosa sono i mat? È così intelligente che sembra stupida. Boh. Allora, io sto di nuovo, vi oscuro di nuovo la visuale e cambio tutto, 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 tutto. Allora, qui devo vedere di non cadere in una trappola, se no ne devo craftare altre. Abbiamo burro birra. Abbiamo burro birra. Ah, comunque grazie alla gentile concessione di Black Anubis, che mi ha donato tutti i suoi rametti per craftare queste trappole, altrimenti io non ce l'avrei mai fatta, perché io i rametti non li raccolgo. Sì, mi sono bastati. Mi sono dimenticata dove ho messo la trappola. Forse era qui. Vabbè, non me lo sono scritto, quindi non lo so neanche io. Vabbè. Vediamo le prossime. Ah no, ma io ne devo craftare un'altra, perché la Mari è caduta sulle trappole a fianco, quindi me le ha impasticciate. Mannaggia. Ok, allora questa devo craftarne un'altra per forza. Vabbè, dopo. Cosa? No, quale messaggio? Non mi è arrivato nessun messaggio. No, non mi era ancora arrivato il messaggio. Ti ho letto nel pensiero, sincero, ti ho letto nel pensiero. Allora, vediamo un po'. Io intanto sto cambiando tutto. È colpa di Emma.
sempre colpa tua. Sì, sì, sono una veggente, mi è venuto in mente così perché ho visto, cioè stavo guardando. Scusatemi se comunque non metto l'animazione, ma ci sta sto coso della trappola. Però e se no imbrogliato. Ok, fatemi segnare dove le ho messe sul mio bellissimo post-it, perché sennò mi dimentico pure io e poi non riesco a cambiarle, insomma. E ho quasi fatto, eh. Nani? Ok, qua. Io sto cambiando tutto, sto dissotterrando tutto. Vediamo che hacking fa il prossimo partecipante, che dice tanto di aver capito, di avere una strategia. Vediamo un attimo, io sono curiosissima. Sono veramente curiosissima. No, mannaggia, stavo per seppellire un regalo. Ok. In questa riga dovrebbero starcene. Ok. Non ve lo dico mica. Ma avevo sotterrato 17 argille, ma sono stupida. Sì, sì, infatti facciamo il tifo. Sì, e devo craftare una. Due trappole, mi sa. Sì. Allora, una la voglio mettere qua. Sì, devo craftare un attimo due trappole. Intanto vi riattivo la visuale, perché così almeno guardate qualcosa mentre crafto. Basta che trovo un banco da lavoro. Dovevo metterlo là vicino, mannaggia, non ci ho pensato. Io ti ho avvisato, va bene? Vediamo se ci riesco. Aspetta. Quasi, quasi. Sì, un attimo che te lo mando il dodo. Devo finire di craftare le trappole. Che mi sono finite, me ne servono due. Devo un attimo craftarle. Le sistemo e poi ti mando il dodo, ok? Scusate questa mia lentezza. Al lavoro. Ecco qua. Mamma mia come va lento. Ok. Che poi sarebbe comodo usare tipo la fila di Dodo. Usare Dodo Link, quella cosa lì, per far entrare le persone, così che si dà direttamente appunto il Dodo. Però essendo da sola a gestire la live è un po' complicato per me gestire 4000 cose. Perciò ho detto magari le prossime volte ci saranno anche altri admin. Non so quanti messaggi ho scritto della mia tecnica, ma adesso lo vedrai. Ok. Ok, sono curiosissima, mi hai fatto venire proprio la curiosità. Che bello, ragazzi, sento anche la musica così. Ok, sto un attimo cambiando l'ultimo. Ecco, arriva l'emoticon. No, mi sa che Darkin non c'è nel gruppo, giusto? Sei un follower di Twitch e basta? Il mio invito a unirsi al gruppo ovviamente è sempre aperto a tutti. Cioè, mi fa un sacco piacere se vi unite al gruppo.
però lui è solo uno di Twitch. Infatti io del gruppo oggi ne ho fatti entrare 5. Tu sei stata la quinta, Mari. E invece dei follower di Twitch ne ho fatti entrare, cioè ne faccio entrare 2. Giamila, grazie mille per il follow. Dicevo, dei follower di Twitch ne faccio entrare 2. Una è sicuramente Darkin, cioè uno è Darkin, lui che sta arrivando. E l'altro non so se Greti è riuscita ad avere l'online, perché diceva forse prima di mezzanotte riesco ad avere l'online. Se è riuscita ad avere l'online, allora viene lei perché si era prenotata. E perché io ho 2 set di regali ancora da dar via. Ok, eccoci qua. Ragazzi, e adesso sto per mandare il dodo a Darkin. Controlla i whisper. Lo faccio un attimo da telefono perché sennò il computer esplode. Potato! Potato! Sausage. Mi piace di più quello che dice sausage sotto. Che poi mi fa venire la fame, raga. Oggi ho iniziato la dieta. Sì, te lo mando nei whisper di Twitch, non nella chat perché non si può fare. Ma ce l'ho una chat con te? No, start a whisper. Vediamo se... Allora, 07. Non è il codice 07, eh? Non parliamo di fame. Ok, se sei tu, ti sto mandando il dodo. Non si può mandare una foto? No, devo scriverlo, mannaggia. Ok, vedi se funziona, se no ho sbagliato a scriverlo. Sono iniziato la dieta, sì, perché voglio tornare ai 58 kg che era un tempo. Ora sono aumentato a 63. No, forse non sono più 63, forse un po' di meno. Per 1,60 m, quindi diciamo che no, non sto messa male. Però comunque, niente, volevo fare un po' di dietina, anche perché io non è che mi muovo assai, gioco a Ring Fit e basta. E neanche tutti i giorni. Ti ho mandato il codice nei whisper di Twitch. Ok? Ok, sta arrivando. E quindi che volevo dire? Appunto, sì, Ma perché, capito, dopo le feste... No, no, sono bassina. Diciamo 1,60 è la media di noi donne del sud. Ok? Greti, se hai avuto l'online, certo, perché io ti tenevo il posto. Perché tu mi avevi detto, se ho l'online sicuro partecipo, quindi partecipi. Avviso tutti gli altri che ci stanno seguendo, che siano del gruppo di Facebook o che non lo siano, di scrivermi un messaggio privato se volete giocare. Mi mandate un messaggio, per quelli che hanno il gruppo me lo mandate nei messaggi privati di Facebook. Sono l'admin Carla Pisani. Invece per quelli che ci stanno seguendo su Twitch, ringrazio per quelli che... Io sono 1,63. Ok, allora sì. Sì, vabbè, stiamo là, insomma. E che volevo dire? Ah sì, che chi invece sta seguendo solo su Twitch mi scrivesse o nei whisper di Twitch, oppure meglio sulla pagina di Instagram dedicata ad Animal Crossing, che trovate linkata nel mio canale. E lì mi scrivete: ciao, posso partecipare al gioco delle trappole? E io vi faccio partecipare, va bene? Cioè, vi prenoto per la prossima volta. Benvenue. Bello in stile giapponese. Mo' vi state dicendo l'altezza. In realtà pure io dovrei rimettermi a dieta e tornare a correre. Vabbè, raga, ma la quarantena ci ha ucciso tutti quanti. Ci ha distrutti a livello di dieta. Perciò io poi ho deciso adesso di fare questa bella dietina. Così posso sfondarmi a Pasqua con le uova. No, vabbè, non è vero. Perché stando sempre seduta, comunque qua studio e non faccio altro, quindi... 1 metro è un tappo. Vabbè, raga, non fa niente se uno è bassino. Vediamo se la tecnica sua è riuscita. Però dimmela poi sta tecnica. Allora, le regole le sai? Prego, vediamo se ce la fai. Ma no, non puoi superare da qua. Cosa? Non puoi passare da qua.
Io mi sono messa qua apposta. Ho calcolato tutto. Ho calcolato tutto. Eh no, però. Vabbè, no, non ti premio se fai così, sappilo. Perciò me li tengo io i premi. È stato divertente, bravo. Genio. Sei un genio. Però ovviamente non vale così. Mo là metterò un sacco di cose, ne metto una dietro l'altra così non potete scendere con la scala. Io confidavo nel vostro buonsenso. Vabbè, però comunque non si vince, è stato simpatico però. Fate un applauso a quest'uomo perché è stato bravissimo. Dai, però gioca bene, è divertente, vai, torna indietro. Vai, vai. Sì, è vero, mi hai pisato. Oddio, è stato bellissimo. Vai, prova sul serio. Vai, vai. Che te li do i premi, ovviamente. Te li do. Non ce l'ho fatta in tempo. Comunque, il fatto di aver lasciato... Oh, top, aspetta, aspetta. Ok. Due. Ne hai vinti due. Dai, ne hai vinti due, ne hai vinti due. Va bene, te ne do due. Uno e due. È stato simpatico, hai fatto le corse. Comunque, io apposta mi tengo i premietti in tasca perché all'inizio stavo pensando di metterli già posizionati lì per farvi vincere direttamente. Però poi ho detto magari c'è qualche furbetto che si pensa a questa cosa o che riesce a spingermi a passare. Quindi me la tengo io. Mi hai portato un regalo, ma non c'è bisogno. Beh, che io so che tu sei ricco. Però, subito clip. Sì, magari poi me la vado a rivedere e la faccio io la clip, non lo so. Comunque sì, complimenti, due premi. Ma no, ma ce li ho questi qua. Mannaggia, ce li ho questi schemi, ce li ho questi schemi. Vabbè, li regalo. Li regalo, li regalo. Faccio un giveaway di schemi ciliegio. Perché ce li ho, se te li vuoi riprendere puoi riprenderteli ovviamente. Se no, sappi che io li regalo perché ce li ho tutti questi schemi. Io le cose che ho le regalo sempre. Oppure anche cose che mi portano, tipo un tizio, cioè una ragazza di cui ho visitato l'isola, mi ha lasciato recensione, anche recensione sirena ce l'ho. Mi sono fiondata a cercarla. Grazie mille. Comunque se vuoi riprenderti te li puoi riprendere, se no io li uso, cioè li regalo ad altri facendo un giveaway, un giochino a premi, sempre cose così. Ti accompagno all'uscita se non ti ricordi dov'è. Sta pensando che succede. La prossima volta. Ok? La prossima volta. Continua la frase, la prossima volta con boh, la prossima volta. Vabbè, comunque io confidavo nel vostro buon senso. Sì, lo so che è richiesta perché l'hanno aggiunta mo, a quanto mi sembra. No, vieni di qua. Di là chiuso. L'hanno aggiunta da... Io, se ho capito bene, l'hanno messa con questo aggiornamento, perciò è molto richiesta. E magari facciamo un giochino a premi. Ah, non c'è la recensione. Che poi... Che lui si lamenta così, però. Ma buttati in acqua e cercala. Che fa? Che dice, che dice? Ci parla in live. La prossima volta lavora sulle regole. Ah, sì, vabbè, certo, però io confidavo comunque nel vostro buon senso. Dove va? Tutti si sbagliano, è assurdo. Perciò mi tengo i premietti in tasca. Però è stato simpatico questa cosa che hai detto. Questa cosa che hai fatto è stata molto carina. Comunque, mo ci metto le cose per non farvi scendere lì, ovviamente. Cioè, non vi faccio usare la scala. No, no. Lo piazzo tutto intorno pieno di cose, così non potete fare niente. Ma no, la chiedo anche io a lei o me la cerco? Ah, pure io te la posso craftare, la recensione. Cioè, tranquilli, perché io ce l'ho. Vi posso craftare tutte le recensioni che volete. Mo c'è un sacco di richieste.
Ho le corna per un motivo, non sono cornuto. Bravo, ci hai fatto divertire un sacco. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Allora, se ci sta Greti, Greti ci sei? Perché adesso tocca a te. E un attimo che vado a riposizionare le trappole. Non so se ci sei, Greti. Batti un colpo. Mandami l'inno russo se ci sei. Ma arriva l'inno russo, veramente. Ah, intanto vedo che stiamo avendo nuovi spettatori. Spettatori, stiamo facendo il gioco delle trappole. Se volete partecipare, sarà per la prossima volta, però. Scrivetemi in Whisper oppure in un messaggio privato su Instagram, che ho linkato il canale di, cioè il profilo di Instagram al canale dedicato ad Animal Crossing. E la prossima volta siete prenotati, io vi dirò: guarda, faccio la live sul gioco delle trappole, puoi esserci? E questo, insomma, perché vedo che stiamo avendo un po' di spettatori. Ok, infatti mi ha appena scritto. Ah, ok, perfetto, che penso mi abbia seguito. Ok, vuole partecipare al gioco delle trappole. Una ragazza che mi ha scritto. Allora, mi scrivo sì, vedo se mi restano i premi dopo che va via il giocatore che viene adesso. Ovviamente, ragazzi, se c'ho tempo vi faccio partecipare, è ovvio questo. Metto di nuovo un attimo la schermata, perché io di premi ne ho limitati, ve l'ho detto, perché questa doveva essere un po' una prova. Che bello, quanto emotico questo draghetto. Io i premi ce li ho limitati perché non l'ho, cioè era giusto una prova questo qui che volevo fare, quindi devo vedere quanti giri riesco a fare, magari fino a usare il mento scorte possiamo giocare quanto volete veramente. Ora fatemi spostare un paio di trappolelle. Allora, questa è stata superata, perfetto, e io la piazzo qua. Sì, infatti festeggiamo. Ma aspetta, ma Greta è arrivata. Ah sì, eccola qua. Ecco, sì sì. Devo uscire comunicazione online devi fare. E un attimo, tra un secondo ti mando... Sì, sì, vabbè, certo, ma comunque non li do i premi, cioè, hai capito? Era un po' al buon senso, ve l'ho detto. Sì, è illegale ovviamente usare la scala, cioè non vi presentate con la scala perché i premi non li vincete se usate la scala. Comunque... Ah, ma poi questi me li devo prendere pure. Ah, ma c'ho spazio, tanto non posso prendere. Devo un attimo... Sono degli schemi che mi ha lasciato Darkink. No, vabbè, ho preso anche la recensione, Genius. Sì, Greti, un momento solo, finisco di sistemare le trappole e ti do il pin dodo. Appena finisco, devo craftarne un attimo un'altra. Ora ne crafto anche un po' di più. Aspettate, eccoci qua. Un attimo solo che vado a craftare. Mi devo mettere un banco da lavoro qua, me lo vado pure a prendere a casa magari. O mi sposto un attimo questo. Devo essere più furbo e dire che la mia tecnica di darmi premi per... sì, sì, infatti, dovevi essere furbo. Però comunque li hai vinti due. Dovevi essere furbo. Sì, sì, infatti, sei furbo. È vero, non avevi scuse. Non avevo scuse a quel punto. Hai ragione. Mi sposto un attimo al banco da lavoro. Intanto vedo che stanno crescendo i... le persone che mi stanno seguendo in questo momento. Io ricordo a tutti che se volete partecipare al gioco delle trappole, dove si vincono dei premi se riuscite a non beccare le trappole, dovete scrivermi o in Whisper su Twitch, oppure mi scrivete sull'account Instagram che ho messo appunto proprio nel canale, lo trovate il link. Così la prossima volta che faccio questo gioco siete prenotati e potete venire. Ho sbagliato a metterlo qui, mannaggia. Così magari un poco meglio. Ma che? Ma perché? Ma perché non c'è spazio? Qua lo posso mettere. Occupa due.
Ma occupa due, perché dice di no? Mannaggia. Non lo metto qua. Ecco. Fatemi craftare le trappole. Scusami un attimo, Greti, che ti sto facendo aspettare. Finisco subito. Tanto tre ne posso fare. Ah, giusto, tu dici, visto che è davanti si possono mettere i pattern, ma non si può mettere, non si possono mettere oggetti. Giusto, giusto, è lecito, è lecito. Ho fatto un po' la figura della nabetta. Ok, chiudo di nuovo. Così posiziono le trappole. E poi faccio entrare Greti. No, sì, ma ho fatto la figura della nabba, cioè, per forza. Non è detto, cioè, c'è stata Mari che è riuscita ad arrivare quasi alla fine. Pazzesco. Infatti, hai visto? Subito ha scritto. Ok, ora ti mando il pin. Un attimo che riattivo qui. Ok. Ti mando il pin nei Whisper. Fammi fare copia e incolla da qua. Ok, eccola qua. Mi hai mandato tu un messaggio, quindi perfetto. Ok, ti ho mandato il codice. È giusto, è giusto. È lecito. Sta arrivando Greti. Cioè, lei ha inaugurato il suo online venendo sulla mia isola. Io mi sento lusingata. Comunque non è vero che ho 47 follower, sono 46. Quindi ne mancano 4 per fare il mio goal e sbloccare l'affiliato. E quindi magari mi danno anche delle cose in più, delle emoticon e delle cose carine. Eccola Greti che si annuncia con l'inno russo. Magnolia, bello. Come magnolia ma dei cricetini. Ah, ma è cricetino. Ma che bellina! Marò, che bei vestiti che avete. Che bello stile che avete. Non hai detto il nome della... Sì, sì, sì! Ah, della tua isola, è vero! Vabbè, è apparso in live, quindi... È vero, me lo sono dimenticato. Stavo parlando di altro, forse, non lo so. Comunque, ero emozionatissima perché volevo vedere questa tua tecnica, qual era. Hola! Prego, vieni, vieni! Ma io ho i premi abbastanza. Sì, ho questa striscia qua sotto, quindi vabbè. Vieni, vieni! Io poi cammino piano piano così mi state dietro. Si chiama come l'isola di Kirby. Ah, ho capito. Ok, ok. Io vado a sbattere per leggere la chat, bellissimo. Ok, lei sa la strada, fantastico. Va bene, Greti, le regole le sai perché hai seguito tutta la live. Quindi, prego. Ah, ho capito, ho capito. Grave cosa, io a Kirby non ci ho mai giocato. No, ma come? Ora ti tolgo il fallo. E uno. Brava. Vediamo il secondo se ce la fai.
cosa della vittoria. Dai, dai. Sì, è due! Wow, 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 wow. Ragazzi, mi fate emozionare. Vediamo se la terza riga riesci. Brava! Yes! Vai. No, e vabbè, aveva ragione che si fermava alla seconda. Top comunque, brava, complimenti. Brava, brava. Non fa niente, sarà per la prossima volta. No, non piangete, vi prego. Vi prego, non piangete. Io mi sento in colpa se piangete. Va bene, allora. Ecco, la ranocchia triste. Brava Greti. Sì, due premi, ma guardate che non è facile. Cioè, è Anakins che è caduto al primo. non ce la faccio. Posso chiedere se hai delle panchine di ferro? Vado un attimo a vedere se ce le ho a casa. Forse una, sì. Sì, dovrei averne una, seguimi. Scendi di qua. Aspetta, che sono. La sto aspettando. Dove sto? Seguimi, Greti. No, figurati, io ve l'ho detto, basta che me lo chiedete, io aiuto i miei. Le persone che stanno qui in chat. Perché è carino, cioè è bello. Ad Animal Crossing ci si aiuta, è una bella community, proprio per questo. A parte ci sono alcuni che vengono a rubare nelle isole, però vabbè. Io perciò non lascio mai le cose per terra, perché chissà. Vieni, vieni. Allora, prendo un attimo le cose dallo sgabuzzino. Non entrare in casa, perché se entri in casa penso che non posso aprire lo sgabuzzino. Spero che mi senta in tempo. Vabbè, io intanto lo apro. Ecco qua, ce l'ho fatta. Se non sbaglio ce l'avevo. Ce l'avevo bianca. Dove sta? Eccola qua. Ce l'ho, ce n'è una sola. Ah no, vabbè, ci sono riuscita ad aprire. Forse si poteva fare. Non mi ricordavo bene questa cosa, però mi pareva che non si potesse fare. Invece si può fare. Ok. Prego. Sa là. Ok. La maggior parte belle persone. È vero, sono tutte belle persone. Allora, Greti, visto che tu stai all'inizio. Stai all'inizio, vero? Vediamo se mi risponde. Ma che bel gioco Animal Crossing. Cioè all'inizio del gioco, nel senso, cioè c'hai poche ore. Fammi vedere se c'hai poche ore. Dovresti avere proprio poche ore. Sì. Allora, visto che c'hai poche ore, vieni qui, che ci sono degli schemi che puoi imparare, perché alcuni sono, cioè non sono rari da trovare. Sì, sì, le tue penso che ce ne sono 1500. No, Greti è sempre è una ragazza che mi segue su Twitch, perché non aveva l'online fino a poco tempo fa. E stasera se l'è fatto l'online. Tra l'altro è stato anche il suo compleanno da poco, quindi auguri. Fammi vedere quante ore c'hai. È questo giusto? 830 sei tu, ma 830. Oh. No, l'ho fatta prendere gli schemi perché sono schemi abbastanza, cioè vedi, tavolo da giardino di ferro, gonna fieno, queste cose un po' all'inizio. Sì, ricordando sempre che ci si può iscrivere dai 14 anni in su. E che niente, poi ci sono le regole del gruppo, tipo appunto. Vabbè, varie cose. Se ovviamente si vuole iscrivere al gruppo di Facebook, lì facciamo un sacco di giochini carini. Io invito sempre tutti i miei follower che non sono nel gruppo a venire nel gruppo, perché comunque è anche un motivo per comunicare più da vicino. Se sei a posto, allora a posto. Se sei a posto, allora a posto. Ok, a posto, benissimo.
Allora, ragazzi, visto che abbiamo terminato con i previsti di oggi, cioè i prenotati, qua vanno tutti di là sempre, di là chiuso. No, di qua. Io chiudo tutto, c'è un percorso. Sì, sì, infatti, ti possiamo, ma ora che c'è l'online, se ne va, può iscriversi. Altrimenti, come vuole, insomma. Sono 07, non credo che mi guardo sulla mia data di identità di AC. Ah! Non lo so come faccio a vedere la tua carta adesso. Non lo so se la posso vedere adesso. Sono 07, che culo, ho compiuto gli anni. Ah, perché sei 2007, perciò 0. Ah, ok, ok, allora sì, volendo. Ah, che figo. Ok, Greta è andata. Intanto dal gruppo di Facebook mi è arrivata un'altra richiesta di partecipazione. E quindi volevo un attimo risistemare il premi per far entrare questa ragazza che mi ha chiesto di entrare. Vedo se è ancora disponibile. Penso di poterla far entrare perché appunto come caprallo. Ah, bello, wow. Bellissimo Birthday Twin, veramente. Io ho June come Birthday Twin, infatti la voglio sull'isola assolutamente. Solo che so che June è un'altra delle 2007 chimiche campione del mondo. Vabbè. Poi iniziamo a dire cosa è successo nel 2007. Era l'anno dopo dei mondiali in cui l'Italia ha vinto. Allora, che volevo fare? Volevo fare... Allora, faccio questa fila qua perché ci sono i regalini pronti. Quindi resta solo il primo e quindi la ragazza potrà venire. Viva! Lo volete vedere il premio oppure devo nasconderlo? Corrado, Maro, ragazzi, io Corrado lo voglio sull'isola perché Corrado è il nome del mio professore di laboratorio 2 che mi ha messo 30 all'esame. E io ho detto che dopo aver fatto l'esame sarei andata a cercarmi Corrado e me lo sarei messo tra i villager. Wolfgang ce l'ho io, è bellissimo. L'uomo ghiaccio che si sciolse. Cosa? Non ho capito. Allora, intanto allora butto questi cosi qua per terra. Poi li risistemo, cioè, offline magari. Ok, siamo quasi a 2 ore, quindi penso che questa ragazza che verrà sarà l'ultima del giorno. E quindi non devo neanche craftare, cioè no, forse... Quante trappole ho? Aspettate. 2, allora no, non c'è bisogno. Prendo un attimo il premio, però non ve lo faccio vedere. Aspettate, ecco qua. Il premio è la trappola, no, non è vero. È un premio scemo, non è vero. La trappola è troppo scema. Non posso fare la trappola. E dove sta? Eccolo qua. E poi devo prendere anche la carta per incartare, perché sennò è brutto. Già non c'ho l'ultima carta. La dovevo chiedere sul gruppo, mannaggia, non ci ho pensato. Ok, ho incartato. Perfetto. E ora rimetto tutto a posto. Questi pacchetti poi me li tengo qua, poi vediamo che fine fanno. E intanto scrivo alla ragazza. Devo procurarmi una scala. Ok, perfetto. Allora tra poco le ti mando il vuoto. Il tempo di ristabilire la zona trappole e mando il dodo e vediamo se ce la fa. Nessuno ha ancora vinto l'ultimo premio. E io che mi facevo problemi, dicevo, mo li faccio tutti. All'inizio ci ho pensato, ho detto, vabbè, non vinceranno tutti quanti l'ultimo premio, quindi posso anche non incartarli. Poi mi è venuta la cosa, ho detto, no vabbè, li incarto tutto. È una trappola. Questo l'avrà messo... Alex Storm oppure Alanagins, sicuro.
Ma io... Fatemi un attimo vedere se l'ho messa la grappola, aspetta. No, non l'ho messa, ok, la devo rimettere. Era su questa fila qua. Ah bene, io della seconda fila non mi ricordo più dove ho messo la trappola perché non l'ho scritto. Genius. Genius. Io no, però il trap lo stesso. Eh sì, infatti. Va bene. Comunque sto guardando la live, non c'è bisogno che si... Ah, perfetto, stai guardando la live, ottimo. Cioè, mi ha detto questa ragazza che sta guardando la live, perfetto. Allora ti mando il pin tra pochissimo. E ti vengo comunque a prendere all'entrata perché per quanto ho fatto comunque questo passaggio 8 volte oggi, cioè questa è l'ottava volta, comunque... Ah no, c'è stato Emanuele, quindi 8 volte. Comunque va a finire che... Uno si perde perché è un po' un casino la mia isola. Chi sei, Alex? No, Alessio è un mio amico del gruppo di Star Wars, Alex Storm. Non gioca ad Animal Crossing né ha Animal Crossing. Però gli fa piacere seguire le live. È del nostro famoso gruppo di Star Wars. Se volete spammate il canale, eh? Male, non ci gioca purtroppo. Eh no. Se volete spammate il canale, io lo hosto pure il canale di Darkside, cioè è parte della mia vita. Cioè grazie a Darkside io ho incontrato anche il mio fidanzato, capito? Cioè stiamo insieme da quasi 4 anni, ragazzi. E niente, comunque vi ricordo che... non ha neanche la Switch, è vero, è vero. Vi ricordo... oddio. Ma spammare in questo modo io non intendo, non intendevo fare copia e incolla sbafo, cioè una volta andava bene. Una sola volta andava bene. Vabbè, comunque noi abbiamo un gruppo di cosplayer e in generale poi dal cosplay siamo passati anche a fare anche delle conferenze, sempre alle fiere del fumetto. Organizziamo degli eventi, abbiamo partecipato a degli eventi, ci hanno invitato tipo a delle notti bianche, eccetera, eccetera, come gruppo di figuranti di Star Wars. Anch'io sono una delle figuranti di Star Wars. Abbiamo questo canale, se volete seguitelo. Ci sono anch'io che faccio le live ogni tanto con la telecamera accesa perché non osto io e quindi diciamo che il mio computer ce la fa, giusto a connettersi. E domenica sera abbiamo una partita a un gioco di ruolo tipo Dungeons and Dragons, non so se lo conoscete come gioco, però ovviamente a tema Star Wars. Sì, anche al Comic Con ci trovate, contattateci sulle pagine, potete fare quello che volete. Io poi amo la community di Twitch, quindi faccio pubblicità a tutti. Se per questo anche il nostro Black Anubis ha un canale dedicato ai videogiochi, gioca anche ad Animal Crossing, seguite anche lui perché è divertente e sono anche andata a fare a bordello sulla sua isola. Ho fatto richiesta di aggiungermi... Ok, perfetto, allora poi ti accettiamo. Appena finisco qui con i giochini, ti accetto subito subito, se no lo faranno gli altri, probabilmente già ti ha accettato Black Anubis. Io conosco perché gioca MC Cornifica. Ok, benvenuta! Prego, prego, seguimi. Mi sto divertendo un sacco stasera, veramente, proprio divertente. Che puoi fare sempre le live dove visito le isole, un po' noioso, insomma, no? Magari la facciamo dopodomani, no? Perché ci sta Darkside, appunto. Se volete, cioè mi vedete in faccia, insomma, vedete che mi sono fatta i capelli rosa da poco, insomma, ho la frangetta, cioè sono molto, molto tranquilla io. Ma non ho tutti i capelli rosa, cioè ce n'è una parte, perché tutti rosa no, cioè sarebbero stati troppo impegnativi, veramente. Però ho detto, vabbè, l'hanno fatto tutti in quarantena, io lo faccio adesso. Vai, iniziamo! Vediamo, allora, prima riga e via.
Sì, ho fatto dalle orecchie in giù, ne ho tagliati un sacco di capelli e poi ho fatto dalle orecchie in giù, ho fatto delle ciocche rosa, dal parrucchiere ovviamente perché si deve fare la decolorazione perché io sono castana, castano chiaro, e uno... E quindi niente, mi piace il rosa, quindi... Wow, e due! Fantastico! Fantastico, fantastico! Vediamo la terza. La terza cade. Vabbè, complimenti. Due premi. Si è portata a casa due premi. Che sono premi carini, vi devo dire. Cioè, a me, io ho messo premi che possono piacere anche a me. Perché io adoro Animal Crossing, mi piacciono un sacco di oggetti. E quindi ho messo i premi giusti, diciamo. E niente, va bene. Grazie mille per aver partecipato. Brava. Sì. Vai, vai, faccio strada. Ragazzi, penso che dopo questa chiudo la live. Al massimo ci mettiamo a chiacchierare un pochino mentre la gente poi si scoccia ed esce dalla live. E poi la chiudo. Mi metto giusto a consegnare qualche regalino ai miei abitanti. Dei premi, compresa foto dello strozzino. Foto dello strozzino? Dell'istruzione, aspetta, io non mi ricordo. Ah, ma tu ne hai vinti tantissimi! Io non mi ricordo in fondo che ci sta, aspetta. Ma lo strozzino sarebbe. Sbaglio o è. Ah, ma non la foto, forse il poster. La foto non c'è, c'è il poster, ho messo... Ah sì, alcuni dei premi erano poster speciali, è vero, vero, vero. Sì, il poster, sì, perché vi ho messo delle cose che diciamo che i premi che metto sono cose ricercate, cose che non potete ottenere se non avete l'amiibo, per esempio, e poi cose un po' più complicate da fare, da craftare, da ottenere, capito? Cioè vi ho messo dei premi, insomma, particolari, non è che vi metto... sdraio tronco per dire, capito? Che la potete avere tutti questa cosa. Va bene, raga. Allora, io adesso chiudo il gate per stasera. Abbiamo fatto il gioco. Vi ricordo a tutti quelli che mi seguono su Twitch di scrivermi un whisper o di scrivermi sulla pagina Instagram. Infatti, tu hai avuto un sacco di premi. O di scrivermi sulla pagina Instagram se volete partecipare a questo giochino che starà fisso probabilmente perché vedo che è stato molto apprezzato. Mentre ricordo ai ragazzi del gruppo di Facebook Animal Crossing NH Revolution Italia di mandarmi un messaggio privato in chat su Facebook. Sono Carla Pisani, admin. Così la prossima volta che faccio questo gioco voi siete i primi a poter accedere appunto al gioco come prenotazione e poi metterò il post, insomma, tutto il resto. Non perdetevi la live sul gruppo di Facebook, per chi è nel gruppo di Facebook, che faremo probabilmente domenica alle 11, sempre con questo gioco, dove facciamo entrare, penso, gente dalla chat. Sempre facciamo questo giochino, però ci saranno anche altri admin. E sarà sul gruppo Facebook, non su Twitch. E mentre, vabbè, io vi rinnovo l'appuntamento sul gruppo Darkside se volete, cioè sul canale di The Dark Side of Naples se volete vedermi live giocare al gioco di ruolo di Star Wars. Io ho avuto già un'esperienza con Dungeons and Dragons, quindi diciamo che tutti quanti non sono malvagi a giocare. L'hack degli alberi, sì, quel fatto di far crescere, cioè di mettere le stelline, gli frammenti di stella, sì. La Nintendo poi aveva bannato chi li creava e li aveva tolti a tutti, però erano abbastanza carini, ma io non li ho mai voluti avere, non li ho mai avuti questi qua. No, no, vabbè. Mannaggia, vabbè, non fa niente, non ve lo faccio vedere il premio. Allora, intanto porto dei regalini ai miei abitanti, che sono sempre fossili, però devo fare anche controllare questi fossili, vabbè, non fa niente. Questi li lascio per terra, poi li sistemiamo la prossima volta. Poi mi organizzerò meglio. Un altro?
Ah, non lo conosco, l'altro hack degli alberi. Qual è l'altro hack degli alberi? Ne hanno fatto uno nuovo. Io sapevo solo quello là dove mettevano degli oggetti random, oppure gli alberi sugli alberi. Mettevano una serie di cose, insomma. No, vabbè, vi siete spoilerati uno dei premi. Sì, era una pagoda. Vabbè. Fa niente. Poi non sono tutti uguali, cioè ne ho messi diversi, ovviamente. Cioè, se non sbaglio, il primo premio che vincete è uguale per tutti, mentre gli altri cambiano... No, forse anche il secondo, mentre gli altri cambiano. Ma non mi ricordo troppo bene, li ho fatti prima e li ho fatti anche piuttosto rapidamente. Ah, ragazzi, scusatemi, ma con Alessio e Alberto, ma quando giochiamo ad Among Us? Io voglio giocare ad Among Us. Allora, mo raccolgo questa serie di fossili. Se volete, io adesso faccio la checklist di oggi. Se no, ragazzi, per chi vuole andare a dormire, buonanotte, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, giocate ad Animal Crossing, come se non ci fosse un domani. Io voglio giocare ad Among Us, che fai lol? Io voglio giocare! Allora, li metto qua dentro. I fossili nuovi. Lo so. Ma tu avevi scritto ieri sul nostro gruppo di Darkseid, solo che io non ho letto. Ma ieri comunque non ci potevo stare. Ma che bello. No, sì, invece sì, ieri potevo starci. Ci potevo essere, vabbè. Ah, ho capito. Vabbè, esami forse? Oggi è periodo di esami questo. Esamucci. Pure ora mi sono presa un po' di tempo, un po' di pausa e ora mi rimetto, fine settimana prossima, va bene. E ora mi rimetto a studiare, mi sono rimessa oggi. Eh sì, esami. Vabbè, no, purtroppo, dai, uno lo fa per il suo futuro. Là che tipo che si può mettere gli alberi anche se... Ah, che bello. Sì, secondo me è un bellissimo hack, ma è una cosa che si può, cioè che è lecita nel gioco, che tu fai un po' di cosine sotterfugi, oppure è proprio che te la devi modificare la Switch per farlo? Perché sarebbe molto molto bello riuscire a fare questa cosa. Cioè a me servirebbe un sacco, mi risolverebbe tantissimi problemi, mamma mia quanti fossili. Poi questi qua li devo sganciare ad un mio amico che ha resettato da poco. Pazzo, pazzo! Crazy. Lo so, l'ho finito il museo. Comunque, sapete cosa? Una persona, non so chi, mi ha tolto il follow. Infatti risolvo un po' a tutti. Mi ha tolto il follow, ma non è tanto il fatto che mi ha tolto il follow, quanto il fatto che la barra del gol non si è aggiornata, perché non penso possa tornare indietro, non è tornata indietro. Quindi a me infastidisce questa cosa, che là dice 47, ma in realtà sono 46. E la cosa brutta è che io per resettare la barra devo togliere, cioè devo far finire il gol praticamente. Devo resettare tutto. Che brutta cosa. Ho attrezzato tutti per il via. Infatti, sì. Basta avere l'app costruzioni. Ah, quindi non... Ah. Sì, mi fa un po' stizzare questa cosa. Stizzire, non lo so, vabbè. Giusto per la mia malattia mentale di avere sempre le cose simmetriche e perfette. Mi fa un po' strano. Allora, ma quello non l'ho fatto da esaminare. No, vabbè, mi scoccio di tornare. Comunque, mo lo vedrò questo hack, perché sarebbe molto utile per fare un po' di spazio. Però forse si può fare solo sui rilievi, non vicino alle spiagge, ma no, quanta roba. Allora, mo li posso tutti per vedere, perché vorrei regalare i doppioni ai villager, perché così gli altri li do a chi ha bisogno di completare il museo. Però mi ricordo su Wild World, raga, per quei fossili che stavi una vita. Io una volta riuscii a completare il museo solo dei fossili, però su Wild World mi sentivo potentissima. Però ero piccolina, Mo io ho 22 anni quasi. Li faccio a maggio. E quindi, cioè, immaginate ai tempi di Wild World, ero piccolina proprio. Non ho doppioni?
Ah, questo? Io poi devo fare tre regali, uno a Wolfgang, uno a Cigliola e l'ultimo non mi ricordo. Ah, Lallo. Maledetto Lallo. Allora, questi qua non li regalo perché occupano poco spazio, quindi quelli se li piazzano in casa e non è il caso. Cosa potrei dare? Collo diplodoco? Collo anchilosauro? No, mettiamo questo che... aspettate, forse questo. Facciamo questo, dai. Sì, li regaliamo i doppi, è vero. Allora, incartiamo questi tre, li regaliamo. Mi aiutate a scegliere un bel vestito, un bel vestitino da regalare a Granella e un bel vestitino da regalare a Raimondo? Tra quelli che ho io, ovviamente. Lallo bello l'ho avuto con i suoi dentini. Eh sì! Ma aspetta, Lallo non c'ha i denti da fuori, aspetta, è un cavallo. Va bene se ti mando un video in inglese? Sì, va bene, mandamelo, mandamelo. Perché voglio vedere come si fa. Che risolve. Cioè, alla fine è lecito, è un problema di quelli della Nintendo, non è una cosa che non si può fare. Allora, io ho questi vestiti. Cosa regalare a Granella? Cosa regalare a Raimondo? Forse Raimondo ci sta bene questo cappotto. Io per ora me lo metto qui. Ok, sì. No, Lallo è un cavallino giallo, pigro, che però sta sulla mia isola da troppo tempo, perciò lo voglio un po' cacciare, cioè vorrei un altro pigro, però io non li caccio finché non mi danno la foto. Allora, Granella cosa potrei regalare? O questo. Ok, grazie. Io me li metto un po' nelle tasche. Granellina, granellina. Raimondo lo vuoi stire da gangster, però no. Non so, io granella. Ecco, tipo questo ce lo vedo anche questi. Ce li vedo un sacco a granella. Vai, io li seleziono e poi li scegliamo insieme. Sì, poi, ok. Ma dove l'hai vista? No. Vabbè, i pantaloni. No, sì. Ah, lì ci sono i vestiti pezzo intero, quindi anche questi potrei regalare. E poi io sto tentando di completare il catalogo, perciò so così tanti vestiti. No, vabbè. Allora, scegliamo un attimo. La giacca in alto? Aspetta. Devo prendere anche la carta regalo, tra l'altro, un attimo solo. Ok, la metto rosa così non mi confondo. Allora, io avevo preso questo caban, poi vi faccio vedere, poi facciamo la finalissima. Allora, una giacca che stava in alto. Mica questa, no? Questa? No. Ma il cappotto bice non mi piace. Questa? Questi qua da detective, anche se non lo so. O questa qui? No, da operaio però non mi piace. Cioè, ma poi secondo me a lui stanno bene i colori tipo questo grigio. Anche questo qua secondo me gli sta bene. Giacca dello smoking. Ah, il cappotto bice. Questa qua. Questo però non mi piace tanto. Cioè, lo vedo più stile femminile il cappotto bice. Non lo so. Come posso regalare i vestiti? Perché quando cerchi di farli adottare non li voglio. Vabbè, ma cioè io lo dico, se no li mando via, non fa niente. Cioè, mi piace vestire i miei villager, capito? E poi regalo vestiti ai villager a cui voglio bene, diciamo. Gli altri regalo i fossili. Allora, facciamo questa bella selezione. Mi metto qua.
No, non c'è spazio qua. Mi metto qua, dai. Allora, per Raimondo, attenzione, per Raimondo. Meglio questo o meglio questo? No, mannaggia, non sono nessuno. Quale dei due vi piace di più? Anch'io vedrei stile femminile, ma il mondo è prezioso e ricco. Anch'io lo dico, mi dispiace che nessuno mi vuole finisco. Ho capito, però non lo so, io amo troppo fare i regali ai villager. Giacca nera, quindi questa? Ok, un voto per questa. Ok, Alex Torno dice grigio, abbiamo un voto e un voto per adesso, siamo 1-1. Mannaggia. Allora abbiamo una giacca nera, poi due grigio, attenzione, attenzione, due grigio. Siete in 5, quindi se arriva il terzo per il grigio, ha vinto il grigio. Si arriva. Questo carro mi sta facendo impazzire. Nada? Voto io? Che fine ha fatto l'Ana Ginsk? Verde, ah no. Va bene, allora, visto che si hanno due voti per il grigio e gli altri si astengono, allora io vedo il grigio. E gli astenuti, mi dispiace. Va bene. Quindi questa giacca dello smoking gli diamo. Ok, adesso si vota per Granella. Granella oppure Granella? Ditemi un po'. Ok, Greti dice rosso. Sì, è una è questa qui. Aspetta. È una bella scoiattolina carina. È carinissima. Ok, vota il maglione anche lei, quindi siamo a due maglioni. Gli altri si estengono? Perché anche a me piace di più il maglione. Sto carro mi sta facendo impazzire, veramente. Ok, dai. Allora facciamo il maglione. Maglione fiorito. No, questo. Allora, questo ce lo mettiamo qua perché se no ci confondiamo. Ora distribuiamo i regalini e poi ragazzi spengo perché è tardissimo. È proprio tardi. Sul gioco è mattina, ma perché ho fatto time travel. Lallo? È lui Lallo, è carino.
Sì, ma io da studentessa non vado mai in vacanza. Purtroppo. Infatti sogno tanto il lavoro perché là, cioè, finisce, finisce. Cioè, il weekend, c'è il weekend. Se non ti porti il lavoro a casa, ovviamente. Però qua, cioè, più studi, l'esame là sta, la data quella è. E quindi più studio. Ma guarda questo come sta in panciolle. Ma guardalo, guardalo. Non ti alzare. Ti ammazzo se ti alzi. Ecco, così è più carino. No! Mannaggia! Ah, sì. E quindi lo saprei benissimo. Non si va in vacanza. Infatti, veramente, io non vedo l'ora di lavorare. Sarà bellissimo. Vabbè che poi il lavoro ti piace, il lavoro che fai, almeno dovrebbe. Ma non te lo porti a casa, se non te lo porti a casa. Guarda, gli è piaciuto un sacco. Ma quanto sei bellino. Bello. Felpa boa. Thank you. Sì, è bellino un sacco. Però non sono riuscito a fare la foto in tempo. Questa bruttona. Bruttona. Ma cosa ti hanno regalato? Che cos'è quel coso? Comunque sì, io ho l'esame tra un mese, però devo preparare un esame di 14 crediti. Pensavo fosse fine marzo, invece oggi ho detto ma fammi controllare per scrupolo. Ed era inizio marzo, quindi sto un po'... Oggi ho studiato un sacco, però di pomeriggio. Domani pure di mattina per forza. E si svegliò alle 2. No dai, spero di no. Allora, caro Shusha, dopo passo da te. Allora, manca Wolfgang. Fa che sia in casa, fa che sia in casa, non è in casa. E poi manca... Ciao Coco! Ah, se n'è andato pallino, è sparito. Purtroppo con la DAD l'ha piuttosto, almeno non l'ha presa bene. Ah, ho capito. Io... sì, 14 crediti, sì. È fisica 1. Perché ancora non l'ho fatto. Vabbè, io non sono partita alla grande al primo anno con l'università. Ad oggi conto 7 esami, anche se la mia facoltà ne tiene tipo 17 o 16, non mi ricordo, non sono molti. Si chiama... è fisica la mia facoltà, studio fisica. Le robe di Einstein, per capirci. E comunque... giusto perché è il più famoso, eh. Sì, infatti, il problema è che i miei professori vogliono moltissimo, i problemi sono molto complicati. Io ho fatto diversi esami, però questo qua me lo sono portato per vari motivi e ho deciso di darlo adesso perché poi mi... appunto, sì, vabbè Alessio, uno si deve abituare, ognuno incontra, cioè affronta l'università all'inizio in vari modi. Io sottovalutai un po' di cose, poi visto che al liceo non avevo troppi amici, soprattutto l'ultimo anno, eccola la mia piccina, soprattutto l'ultimo anno mi sono dedicata molto agli amici e poco allo studio, perché poi loro dicevano vieni a giocare, dai, facciamo questo, perciò ho avuto esperienze con Dungeons & Dragons, perché ho giocato all'università quando dovevo studiare, adesso avrei molti più esami. Ma non tanto per quanti sono, ma per come mi sarei organizzata. Cioè, nel senso, un esame del primo semestre del primo anno l'ho dato al secondo semestre del secondo e non va bene. Hai presente la panchina che mi avevi dato? Ecco, vado sul catalogo per prendere la stessa panchina, mi dice... Sì, non si vende perché è craftabile, si può solo craftare. Perciò non si vende. Zangola, ce l'ho. La DAD il mio corso è trovato abbastanza bene, l'abbiamo avuto. No, infatti io sto benissimo con la didattica a distanza. Sarà perché nella mia università non è iscritta molta gente. Cioè, al corso di laboratorio eravamo 30 persone. E una gran parte non l'ha ancora dato questo esame. E quindi, vabbè, io mi sono trovata benissimo perché c'era molto confronto, c'è sempre stato. Poi io comunque devo prendere la macchina per arrivare fino all'università. E diciamo che quindi per me è stato più comodo
E comunque ho fatto anche più esami perché ero più rilassata, comunque stavo a casa sulla mia sedia, ho potuto ripetere la mattina invece che perdere un'ora per andare all'università e un'altra ora per trovare l'aula, per arrivarci, eccetera, eccetera. Quindi è così. Sì, dagli insegnanti e ti dirò anche dal numero di studenti, perché se si è in troppi uno si trova peggio, anche a fare gli esami, cioè nel senso... Considerate che l'ultimo esame che ho dato, che l'ho dato esattamente una settimana fa, ci eravamo prenotate per la sessione solo due persone, io e una mia amica, e questa mia amica è andata il martedì, io dissi al professore, professore posso avere un paio di giorni per ripetermi le relazioni che non sono riuscita a ripetermi, le relazioni di laboratorio, e tu va benissimo, va bene venerdì, e sono andata venerdì da sola, stava lui l'assistente e io, e poi vabbè è entrata qualche persona per fare la testimonianza, insomma quelle cose burocratiche che ci deve essere un testimone, ed è andato benissimo, cioè mi sono trovata bene. Se Granella si alza, credo molto in... ah sempre insieme, non si segue, c'è confusione, è sempre molto incognito, infatti, ma non tanto per la confusione, perché noi dobbiamo sempre tenere il microfono spento, però tipo quando lui dice ci sono domande, metti 30 persone, metti 1200 persone. Ah, scienze geologiche, mio padre è geologo. Non ha preso bene il tutto, ma... Ah, ho capito, è lui che non ha preso bene, sì. Molto bello scienze geologiche, a me è piaciuto, infatti, cioè, mi piace molto da mio padre. Infatti, uno degli esami che ho dato proprio è stato geofisica. Non è andato splendidamente, però è andato abbastanza bene. Io sto entrando e uscendo per sperare che Granella si alzi da lì. Bello scienze geologiche. Sì, mio padre. E la fece nel periodo del terremoto che ci fu negli anni 80 a Napoli. Perché io sono di Napoli, anche la mia famiglia. E infatti lì era una laurea, se non sbaglio, in 5 anni completa. E tutti quanti fecero un anno in più per il fatto del terremoto. Vedete per esempio che mo con il Covid noi siamo stati fortunati, perché comunque abbiamo continuato. Io personalmente l'ho apprezzata la didattica a distanza, perché ero molto più rilassata. Note nero. Ah, ho bisogno di relax, è vero. Vabbè, Granella non si alza, quindi niente, magari si alzerà più tardi. Sta ferma lì, se si mette a leggere non la finisce più. Va bene ragazzi, io direi che già le persone sono andate. Io aspettavo questo, aspetto che... ma non posso spingerla. Non si alza se la spingo. Poi se la spingo mi toglie l'amicizia, io le voglio troppo bene. Vediamo. Oddio, davvero si alzano! Fantastico! Ok, questo è un hack fantastico. Grazie per avermelo detto. Patatina, ecco a te. Oddio, non lo sapevo! Grazie! Però c'è ancora il libro in mano, là. Lo adori? Lo so! Quanto sei carina! Farò, quanto è carina! Giacca da aviatore, bello! Bello, grazie! Va bene ragazzi, io aspetto sempre... Ah, è tornato, vabbè, io che stavo dicendo, visto che mo se n'è andata un po' di gente, lo chiudo. Sto per chiudere la live. E niente, vi ringrazio. Buonasera. Tutti. Buonasera, anche se mo chiudo. Vi ringrazio tutti quanti per aver seguito questa live, per aver partecipato al mio giochino, per quelli che la guarderanno. Anche coloro che la guarderanno possono scrivermi in Whisper oppure scrivermi su Instagram se vogliono partecipare. Ok, va bene, poi te la dirò la prossima volta. Buonanotte a tutti, grazie mille a voi per la compagnia. Ma che cosa? Cioè, sono io che mi metto in live per avere compagnia, non è il contrario. Insomma, grazie mille che siete stati anche fino alla fine. Siete molto carini tutti quanti. E niente, con Shusha che lancia le monetine, io vi saluto. Alla prossima live, ciao a tutti!